ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi riesco malapena a muovere i muscoli del viso perché in realtà ho fatto il peeling dal dermatologo, quindi mi tira tutta la faccia e sta incominciando a desquamarsi, a spellarsi tutta. Quindi se il mio viso oggi è strano è per questo, è normalissimo, deve succedere quando si fa il peeling chimico, credo si chiami, il peeling dal dermatologo. Quindi non vi preoccupate, tra una settimana sarà tutto passato. Per adesso quando sorrido mi tira tutto, tipo quando si hanno le maschere peel off. Ecco, calcolate che io adesso ho una maschera peel off trasparente sulla mia pelle, quindi se vedete qualcosa di strano è quello. Ok, oggi voglio fare assolutamente il Google Fix My Makeup, la Google Fix My Makeup Challenge. L'ho visto fare da Niki Tutorials, sapete io l'adoro, ma l'ho vista fare un po' da tutti a dire il vero, dopo di lei, e quindi voglio farla anch'io, anche perché secondo me è una cosa molto interessante. Però può essere anche molto difficile, quindi non lo so, ho visto certe ragazze beccarsi delle foto impossibili da realizzare, quindi non so che cosa aspettarmi. Come funziona questa challenge? Google sceglierà il nostro make-up di oggi, il mio make-up di oggi, e basta andare su Google, scrivere l'iniziale del proprio nome, poi l'iniziale del proprio cognome, poi uno spazio e poi la parola look. Quindi nel mio caso NH spazio look, images, immagini. Ok, allora, vedo una bellissima immagine con tutti questi quadratini colorati che sarebbe una figata da replicare in make-up, in stile make-up, davvero una figata. Però sarei tentata di fare il trucco ispirandomi a questa. Però ragazzi, la challenge è molto molto chiara e le regole sono queste. Bisogna scegliere la prima immagine che si presenta, e la prima immagine che si presenta, però, io vedo, perché adesso mi sto rendendo conto di che cosa sia la prima immagine, in realtà è su internet, quindi è un'immagine pubblica, se digitate NH look, questo è quello che ne esce, però io non si sa mai, metterò comunque il bollino per nascondere, perché è a tutti gli effetti una patente di qualcuno, e quindi io nel mio video, tanto per scrupolo, la cancellerò e quindi non userò. Volevo usare la prima immagine e praticamente non imbrogliare, però non voglio, visto che si tratta di un documento, non lo so, mi fa un po' strano mostrarlo in video, ragazzi. Quindi a questo punto sceglieremo la seconda immagine, che è questa, ed è, credo si possa vedere anche dal cellulare, ed è questa ragazza che sorride con dietro tutto un muro fatto di piastrelle super super colorate, quindi secondo me può essere carina. Appunto, mi dispiace imbrogliare in questo modo, ma il documento di una persona mi sembra troppo strano da mostrare in video, non lo so. Quindi iniziamo, vado a prendere tutto l'occorrente perché questo trucco sarà molto colorato, quindi ci sarà da divertirsi. Ok, credo di aver preso tutto l'occorrente. Ho scelto questa palette perché la trovo molto simile ai colori della foto, e tra l'altro anche la forma, perché sono tutte le cialde sono quadrate, queste di Make Up For Ever sono prodotte in crema, mentre poi andremo ad utilizzare invece la Electric di Urban Decay, che ha davvero, ha queste colorazioni, scusate se vi abbaglio, ha queste colorazioni molto molto accese, molto forti. Allora inizio rinfrescando la pelle perché mi tira tutta, quindi ho bisogno di rinfrescarla un pochino di più in modo extra. Questa volta vado ad usare il 3-in-1 Hangover Primer. Questo in realtà è sia un primer che un fissatore per il trucco, che un prodotto per rinfrescare il viso, quindi io lo userò proprio così per rinfrescare la pelle del viso, perché è super super secca appunto con questo peeling. Poi il primer che andrò ad utilizzare, sto ancora respirando lo spray, il primer che andiamo ad usare è il Hydrating Primer di Make Up For Ever, e scelgo questo oggi perché tutti i primer che ho praticamente sono opacizzanti, matte, anti lucido eccetera, e invece oggi me ne serve uno idratante, quindi è... Tra l'altro, se i miei brufoletti si vedono di più, anche questo è normale, ragazzi, perché questo tipo di peeling tende a far risalire tutte le imperfezioni verso la superficie per poi eliminarle dalla pelle, quindi è normale che i primi giorni successivi siano un pochino più
rossi, brufoletti, ok, non facciamoci caso. Poi passiamo al fondotinta. Come fondotinta useremo quello di Fenty Beauty anche oggi. Sapete che mi sta piacendo molto questo fondotinta ultimamente, quindi lo utilizzo con piacere. Sono anche molto fiera di non essere il colore più chiaro in questo fondotinta, perché ho visto che c'è più di una tonalità, tra l'altro, più chiaro di questo. Ok, non so come starà il mio, forse l'ho prelevato un po' troppo, non so come uscirà fuori il trucco sopra alla pelle così secca in realtà. Ok, ho messo decisamente troppo fondotinta, vediamo di migliorare la situazione. Comunque vedo che le pellicine si vedono un sacco, infatti la dermatologa mi aveva avvisato dicendo: guarda che se ti trucchi si vede ancora di più, quindi per i prossimi giorni, se mi vedete così, ecco, sappiate che è questo, ok? Non vi spaventate, perché poi tutti si spaventano. Oddio, di cosa? No, in realtà non è niente, ho solo fatto il peeling. Forse in questo video è meglio che io non zoomi troppo, perché faccio veramente impressione. Poi andiamo ad utilizzare la cipria. Oggi voglio provare questa di Deborah Milano. L'avete vista nell'ultimo video? Penultimo? Sì, nell'ultimo video, mi sa. Ta-da! Sono rimasta molto contenta del fatto che fosse così chiara e quindi oggi ho voluto provare questa. Ne stendo poca perché ho questo peeling che mi secca un sacco la pelle, quindi, ma in realtà posso truccarmi senza problemi, solo che si vedono di più le pellicine, ecco, però non vi preoccupate, eh? Poi come terra andiamo ad usare questa di Nye Oleari, che è anche un packaging bellissimo. Anche questa è la prima volta che vado ad usarla ed è una terra cotta. E allora, ha delle striature particolari che sono opache e poi ha delle altre striature in realtà che sono satinate, quindi è un po' un mix. Non è troppo fredda come colorazione, però con la bella stagione non mi dispiace avere un contouring un pochino più caldo, sinceramente. Come sempre vado anche tutto attorno al viso. Ci siamo, come blush vado ad usare questo di Givenchy a 4 cialdine di due diversi colori, di due diverse tonalità di rosa, è molto carina e questa è la palette colore Spice, non riesco a leggere bene il numero, comunque 0, dovrebbe essere 03 Spice. Le palette Givenchy hanno sempre un buonissimo profumo. E tra l'altro ho fame, sto aspettando che arrivi il sushi, quindi dopo questo video vado a strafogarmi di sushi. E tra l'altro mi chiedete in tantissimi di fare un nuovo mukbang, lo farò, promesso. Scrivetemi con che cosa dovrei cenare mentre faccio il mukbang. Proponetemi qualcosa, un nuovo piatto, una nuova cucina, cosa volete? Pizza, sushi di nuovo, fast food, proponete, datemi idee, perché voglio fare un mukbang presto, mi è piaciuto, mi sono divertita. Poi base per ombretto, stavolta come vi ho anticipato useremo la palette, questa si chiama 12 Flash Color Case di appunto di Make Up For Ever. Questi colori sono pazzeschi, sono gli ombretti in crema più pigmentati del mondo e ce ne sono un sacco, quindi è super interessante. E sapete che io non uso tutto, questa palette ha un odore che mi ricorda la scuola, non so perché, ma c'erano delle robe che facevamo a scuola con dei colori, non lo so, avevano esattamente questo odore, questo profumo stranissimo. Comunque vado ad usare il bianco della palette e lo stendo su tutta la palpebra, ovviamente solo sulla palpebra mobile. Lo stendo direttamente con il dito perché secondo me è molto più semplice. Aggiungo un po' sull'angolo interno, poi la sfumo verso l'alto. Sto colorando anche le ciglia, ma facciamo finta che vada bene. Inizio con il colore giallo lime della palette. Lo stendo all'inizio dell'angolo interno, soltanto la prima parte così. Ho iniziato ad applicare il giallo anche da questa parte, poi invece ho pensato che potrei fare due occhi, due colori diversi, visto che la nostra foto è super colorata, voglio esagerare anch'io nel trucco occhi, quindi per la prima volta farò un trucco occhi da una parte e un altro trucco dall'altra. Poi vado a scegliere questo arancio, anche questo è un po' glitterato, anche il lime era un po' glitterato, e vado ad applicarlo accanto al giallo. Passo leggermente anche sopra al
giallo in modo da, anche se sembra un po' più verde adesso vederlo così, in modo da sfumarli per bene. Poi prendo il colore Sauvage, si chiama, ed è questo bellissimo fucsia. Questo invece è satinato, non ha glitterini ma è soltanto un po' luminoso. Lo applico accanto all'arancio. Non so necessariamente se tutti questi colori su di me staranno bene, vi devo dire onestamente, perché sui miei occhi purtroppo non stanno bene tutti i colori, quindi non so se sarà un fail oppure no. Ora prendo il colore viola e vado a stenderlo ancora accanto, un po' nella piega lo porto questo. Vado anche qua, sfumo per bene con il fucsia. Poi vado a sfumare il viola anche nella piega. Non risulterà così forte come colore perché abbiamo steso naturalmente il primer bianco solo sulla palpebra mobile, quindi sarà un pochino meno strong come effetto nella piega. Porto leggermente anche i colori verso l'alto, quindi vado a stendere un po' del fucsia sopra il viola, poi un po' dell'arancio, stessa cosa anche con il lime. Sono contenta di avere questa palette perché secondo me i colori sono perfetti, anche il lime della foto di alcune piastrelle sono di questo colore, quindi secondo me ho azzeccato come colori di ombretto almeno. Poi non so se mi starà molto bene questo trucco, però ci proviamo. Beh ragazzi, oggi davvero epic fail perché mi sono dimenticata letteralmente di applicare il correttore, quindi non so come, siccome sono talmente concentrata su questa pelle che mi si sta spellando, non sono stata evidentemente concentrata sulle occhiaie. Sfumare con la mia beauty blender. Vado a fare la stessa cosa anche sulla linea inferiore, quindi stendo il lime, poi il fucsia, cioè poi l'arancio, poi il fucsia e poi il viola. Questo trucco mi porta un sacco indietro nel tempo, a quando avevo fatto il rainbow look. Ve lo ricordate? Mamma mia, c'è qualcuno di voi che mi segue dall'epoca? Non ci posso credere, mi ricordo perfettamente quando ho fatto quel trucco ed era, mi era piaciuto un sacco, quindi ero molto molto contenta, mi ricordo. Poi, visto che nell'immagine c'è anche un bel po' di azzurro e di blu, vado a fare questi colori, vado a stenderli dall'altra parte. Inizio con il verde sull'angolo interno, solo sulla prima parte. In realtà la forma del trucco sarà uguale, ma vado a cambiare i colori. Poi prendo questo colore che si chiama Gonzo, vado a prendere Gonzo, che è tipo un azzurro, sì, un azzurro cielo. Lo stendo accanto al verde, mi fa troppo ridere Gonzo. Sfumo sempre bene i due colori insieme. Questa palette è super pigmentata ragazzi, è pazzesca, anche i colori che sono leggermente shimmer o leggermente satinati scrivono benissimo. Poi vado a stendere questo blu che assomiglia molto all'altro ma è un po' un mix tra un blu ed un viola secondo me, vado a stendere questo sull'ultima parte dell'occhio. Per l'ultima parte dell'occhio invece e per la piega vado a scegliere un mix e faccio un mix tra il viola che abbiamo usato prima e questo azzurro turchese. Anche questo vado a portarlo fino all'inizio dell'occhio in modo che si unisca con il verde e poi vado a salire anche con i vari colori. Ok, ora eyeliner, vado ad usare il nuovo eyeliner a pennarello che è uscito da Dior e per cui siamo andati alla presentazione a Milano. Questo è il Vinyl Black Dior Show On Stage Eyeliner, ce ne sono tantissimi, sono tutti colorati, ma io oggi ho scelto il nero perché il nostro make up è già abbastanza colorato di per sé. Vado a stenderlo. È molto scrivente e molto lucido. Ok, direi che da questa parte ci siamo. All'interno dell'occhio vado ad usare la matita di Make Up For Ever, questa è la Acqua XL Nera. Stendo sia nella rima interna inferiore che in quella superiore, che dimentico sempre, aiuto se non sbavo tutto, dimentico sempre di applicarla anche sulla parte superiore e fa un sacco di solletico se ci provate, mi fa tantissimo solletico.
E sulle ciglia vado ad applicare prima la mia base. Questo è, cioè, ufficialmente il mio packaging preferito di sempre. Guardate che bello, non so se è a fuoco, ma guardate quanto è carino questo rosa bellissimo. E vado ad applicarlo. Questo è appunto un primer per il mascara e vado ad applicarlo. Oddio, è rosa anche all'interno adesso, ho visto, pensavo fosse bianco. Che figata, che figata. Oh, ma qui ci sono anche le... non riesco a capire se ci sono anche le... Sì, ci sono proprio le... come si chiamano le... non mi viene il nome. Le fibre, non mi veniva la parola, ci sono anche le fibre all'interno. Quindi questo darà sicuramente un effetto wow alle ciglia. Ok, ed ora come mascara, che strano vedermi con le ciglia così chiare, rosa, wow. Il trucco è finito, siete contente, mi piace. Comunque, andiamo ad applicare il mascara, vado a provare anche questo. Prima prova, mai provato prima, questo è di Charlotte Tilbury ed è il l'ho provato una volta, forse una volta in video con voi, non sono sicura, ed è il Full Fat Lashes. Denver sta russando nel frattempo, quindi se sentite rumori sospetti è Denver che russa. A volte credo si senta anche l'aria condizionata nei video, non ne sono sicura, ma secondo me si sente anche l'aria condizionata a volte. Quindi ci sono rumori sospetti nei miei video, ma sono spiegabili, ragazzi. Ed ora sopracciglia vado a testare un nuovo prodotto. Questo è il di Givenchy ed è la matita per sopracciglia. Il colore è 02 Blonde. Io di solito vado un pochino più verso il verso un colore un po' più scuro, però secondo me questo non è male, no, infatti secondo me è giusto come colorazione. Di solito il 2 è un pochino troppo chiaro per me, mi piace usarne uno un po' più scuro, però questo secondo me è giusto. Ok ragazzi, siamo al momento del rossetto. Sì, purtroppo devo inquadrarmi anche in questa zona, spero ci siate abituati dopo questo video, perché per i prossimi video sarò così, ma magari non filmerò proprio dei make up tutorial. Vado ad utilizzare per la prima volta vado a testare, e tra l'altro è la prima volta che testo questo brand, ed è il brand Mellow, è un matte liquid lip paint che abbiamo visto nell'ultimo video spacchettamento, che non vedevo l'ora di provare. Un bellissimo nude e swatchato sembra stupendo. Ok ragazzi, questo è tutto per il nostro Google Pix My Makeup. Ho cercato di andare quanto più colorata possibile, visto le piastrelle super colorate, super sgargianti, quindi ho cercato anch'io di andare appunto quanto più strong e più pazzerella possibile. Spero vi sia piaciuto. Le labbra, ragazzi, non potevo non fare nude, volevo troppo provare questo prodotto e vi devo dire che mi piace tanto, è molto molto bello, molto confortevole sulle labbra. Non si asciuga immediatamente, si sta asciugando adesso, ma è, cioè, a me piace un sacco. Quindi bella scoperta questo brand Mellow. Quindi ragazzi, questo è tutto, vi mando un bacio enorme, mia family, mua, mua. Un abbraccio fortissimissimissimissimo. Voi vedrete questo video giovedì, quindi noi ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ci vediamo domani, ciao mia family. Anche da Gatto Denver, che sono mi chiami. Mua, mua, ciao.